Il progetto B&B Like Your Home è già nato, è nato nella fiera della BIT di 2016, abbiamo presentato il nostro primo format di 10 bed and breakfast gestiti da persone con disabilità con esigenze speciali. Noi ci apriamo a due settori, quello della disabilità e quello delle esigenze speciali, per dare un servizio al territorio, ma soprattutto per dare un'occupazione ai giovani con disabilità o con esigenze speciali. Questo progetto nasce da una sensibilità nel guardare, che ebbi alcuni anni fa, nel guardare una bimba che era su sedia a rotelle. Questa bimba mi colpì e dissi: cosa posso fare io per lei? E così mi nacque l'idea di fare una catena di bed and breakfast gestiti da loro. Perché l'attività del bed and breakfast è un'attività semplice che si fa in casa, quindi anche i ragazzi che hanno disabilità mentali possono essere supportati dalla loro famiglia, e per il ragazzo invece, per il giovane che ha disabilità motoria, si possono condividere alcune attività con i familiari, per cui il ragazzo con disabilità motoria potrà essere più propenso a fare il marketing al computer, mentre la ragazza con disabilità mentale sarà più propensa all'accoglienza dei clienti nella propria struttura. È accettata dalla famiglia, perché la famiglia vede in questa attività una gratificazione per il figlio, e la persona con disabilità vede finalmente una sistemazione, un'occupazione senza spostarsi da casa. Noi siamo come ospitalità aperti a tutti, ma il cliente con la stessa disabilità o esigenza speciale del gestore trova a casa sua già gli ausili adatti a lui, da qui nasce il nome B&B Like Your Home. Questa manifestazione, questo convegno nasce proprio per raccogliere manifestazioni di interesse qui del territorio nel Cilentano. Siamo aperti nel Vallo di Diano, abbiamo Teggiano, abbiamo Cava di Tirreni, abbiamo Napoli, quindi spero che il territorio del Cilento sia un territorio fertile per aprire una nostra catena di bed and breakfast. Noi abbiamo sia un sito internet che è bimbilacchiorom.com e sia una pagina Facebook, quindi Bimbi Like Your Home. E oggi, insomma, si capisce che questa collaborazione con Casa Amica ormai si rafforza, si consolida, e quindi abbiamo fatto tanti passi in avanti dalla concessione di un fabbricato sottratto ai beni legati agli atti di criminalità organizzata, al corso di formazione OS, e quindi tutta una serie di iniziative. Oggi sono particolarmente contento perché questa collaborazione cresce su un'idea innovativa, su qualche cosa che va oltre il concetto di assistenza, si allargano i confini, si allarga una opportunità, una possibilità che per certi aspetti non è soltanto quella di andare incontro a persone che hanno insomma esigenze particolari, ma addirittura questa esigenza particolare diventa elemento di conoscenza per aiutare gli altri. Noi stiamo portando avanti con il Comune di Castellabate un progetto di turismo accessibile, accessibilità in tutti i sensi, a 360 gradi, e io credo che sia un valore forte quando si organizza una struttura e nella struttura c'è una sensibilità particolare che maggiormente può aiutare quei 900 milioni di persone che hanno il diritto ad avere vacanze, hanno probabilmente più tempo e hanno probabilmente anche una possibilità maggiore, e quindi bene si fa ad aprire questa opportunità, e soprattutto questa opportunità offre a chi è portatore di una condizione particolare l'opportunità di lavorare, di essere utile, di sentirsi utile e soprattutto di non vivere la propria esistenza come un soggetto che ha bisogno di assistenza, ma in questo caso produce lavoro e a sua volta dà assistenza agli altri.